Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Innanzitutto scusate la voce rauca, ho un po' di mal di gola, vabbè, fa nulla. Vi chiederete cosa ci fa Riccardo con un incisore laser sulle spalle? E beh, devo fare l'introduzione del video, mi sembrava ideale, no? Allora ragazzi, innanzitutto vabbè, vi lascerò il link dell'incisore, l'ho già recensito, io ho fatto un video completo in cui faccio vedere tutto il funzionamento, eccetera. Però siccome ho realizzato qualcosa per casa e siccome in tantissimi commentate sotto i video, tanti ovviamente commentano positivamente perché lo possiedono, il laser, lo utilizzano regolarmente, ma chi non lo utilizza spessissimo chiede, ma cosa ce ne facciamo di un incisore laser? Si possono realizzare tantissime cose sul legno che non è detto che debba rimanere color legno. Si può anche colorare, come avrete visto dall'immagine di copertina, ho realizzato un quadretto 3D, quindi unendo più parti e ritagliandole da più pezzi di compensato, insomma, ho realizzato una figura tridimensionale. E si può utilizzare anche sulla pelle, si possono realizzare borse, si può realizzare di tutto perché taglia. E quindi tutto ciò che possiamo tagliare diversamente, possiamo tagliare anche con il laser, poi si può unire e formare, insomma, degli oggetti, scatoline, insomma, un po' di tutto. Quindi guardiamo quello che ho realizzato, vi faccio vedere la procedura, metterò possibilmente durante i timelapse un po' di musica, insomma commenterò quello che ho fatto, tanto per condividere con voi una realizzazione. Mi sembrava carino, dato che mi vedete recensire laser, oggi ho pensato di fare questa ripresa, quindi condividere con voi questa realizzazione. Quindi con l'Ortur Laser Master 3, un po' di compensato, un po' di fantasia, vediamo cosa ho creato. Iniziamo. E allora ragazzi, anche se non è una recensione dell'Ortur, però comunque voglio darvi due informazioni perché per chi non conoscesse il prodotto, è un incisore laser con un modulo laser da 10 watt che ha la messa a fuoco integrata nel modulo stesso, quindi ci permette di regolare l'altezza facilmente, si regola da questa rotellina che ha anche un sistema di air assist che va inserito da questa parte. Nella parte frontale abbiamo questa chiavettina per poter accendere e spegnere, il tastino multifunzione, e questo è il fungo di emergenza. Tutte le cinghie nascoste, come vedete, quindi è un incisore laser potente e anche bello da vedere, che ci dà anche la possibilità di utilizzare il modulo per l'incisione sulle superfici cilindriche, quindi bottiglie, borracce, eccetera, inserendo direttamente il jack per la connessione in questo foro e regolando tramite questa levetta se utilizzare l'asse incorporato nell'incisore oppure il modulo rotary, quindi da mettere a parte. Comunque questo è un altro argomento. Allora, date queste informazioni rapidissime, vi faccio vedere quello che ho realizzato. Vedete che sulla base ci sono questi scarti di lavorazione. Vi ricordo pure che prima di incidere e di tagliare conviene sempre levigare i pezzi, a meno che non vogliate ottenere una superficie un pochettino più grezza, e allora in quel caso va bene, potete evitare di levigarli. Io infatti una parte, lo sfondo di quello che vedrete fra poco, non l'ho levigato. Ma torniamo a noi. Allora, come vedete, sulle incisioni non ci sono segni di bruciatura, quindi l'incisore ha lavorato bene grazie all'air assist, anche se in alcuni punti, nelle incisioni più vicine, qualcosa si intravede. Ma cambiamo inquadratura, vi faccio vedere direttamente quello che ho realizzato. Innanzitutto, come avrete visto dall'immagine di copertina di questo video, ho voluto realizzare dei quadretti con delle forme di piante grasse. Voglio farvi vedere la pulizia del taglio grazie all'air assist, ma anche alla qualità dell'incisore. Voglio farvi vedere un paio di timelapse e alcune riprese dettagliate durante la realizzazione di questi tagli. Just wish he knew. We'll be right back.
E dopo aver visto quindi la realizzazione dei tagli in timelapse, come vedete su questo pezzo di multistrato, tra l'altro multistrato di betulla, un po' più difficile da tagliare rispetto al multistrato di pioppo, ho voluto realizzare questi piccoli cerchietti proprio per creare degli spessori e allontanare la parte ritagliata dallo sfondo. Sfondo che non ho levigato perché volevo ottenere questa finitura così grezza. La differenza fra una parte curata e una parte invece rustica, che ancora comunque va attaccata su un'altra parte, che di per sé è, diciamo, rifinita, ma ritagliata col secchietto alternativo, levigata ma poi verniciata con un effetto pietra, effetto gemento. Guardate, il vaso ho voluto lasciarlo un pochettino più in rilievo. Questo è stato levigato, è stato colorato con dei pennarelli. Sono multimateriale, però sul legno non vanno proprio benissimo. In alcuni punti, infatti, come vedete, perde definizione. E in altri punti non ha preso come avrei voluto. Tra l'altro, il bianco è molto particolare perché appena passato non prende, però come vedete, timelapse man mano va prendendo colore, quindi compare man mano che si va asciugando. E questo è un pezzo di multistrato di betulla, ma in questo caso da 10 mm, tagliato con il seghetto alternativo, perché volevo che avesse un po' di tocco, diciamo, di fai da te. Oltre ad aver unito con il fai da te e aver colorato manualmente, insomma, le piante, volevo che ci fosse un po' di manualità, quindi la colorazione con bomboletta, con questo effetto pietra, effetto cemento bellissimo, ragazzi, è legno, però ha questo effetto che mi piace tantissimo. E quindi adesso continuiamo ad unirli, ma non uniamoli in modo semplice, quindi non voglio semplicemente incollarli sulla superficie appoggiandoli. Voglio continuare a utilizzare questi pezzi che vedete da questa parte per creare dei distanziatori e avere comunque questi quadri ulteriormente distanziati dalla superficie. Volendo comunque mantenere un tocco di manualità e non voglio la massima precisione, non prenderò delle misure né con squadrette né con righelli né altro, ma semplicemente andrò ad occhio, anche se verranno leggermente storti, comunque mi piacerà. Quindi mettiamo un poco di colla, mettiamo quattro spessori e iniziamo ad incollarli. Ok, e siccome non prenderò le misure nel modo corretto, per evitare di mettere pezzi troppo distanti fra di loro, metto direttamente l'ultimo sulla destra, in modo da avere poi lo spazio centrale da suddividere con gli altri due. Ok, super giù ci siamo. Quindi a questo punto questi due verranno posizionati in questo modo. E allora questo lo lascio qua e continuiamo. Ok, diciamo che il lavoro così è completo. A me piace da impazzire. Abbiamo voluto lasciare l'effetto del legno dando un tocco di glitterato grigio in modo da richiamare lo sfondo, staccando con la cornice nera, sia che fa da sfondo che da cornice ulteriore, e poi con questi vasi ulteriormente in 3D. Anche il fatto che non siano posizionati precisi mi piace, mi sa di casa, con dei quadretti non perfettamente sistemati, e anche il disegno effettivamente, come vedete, che fuoriesce dalla cornice, diciamo, richiama questo effetto. E a me piace tantissimo. E allora, ragazzi, visto cosa si può fare con un incisore laser, ci si può sbizzarrire con un po' di fantasia, un po' di manualità, anche se in questo caso non ha richiesto ovviamente tanta precisione. Anzi, proprio il posizionamento irregolare, come ho detto poco fa, a me piace troppo. Proprio perché è un disegno scherzoso, un disegno che deve dare allegria, arredare e dare contemporaneamente allegria. C'è un po' di fai da te, perché ho dipinto con le bombolette, ho tagliato con il seghetto alternativo, ho utilizzato la colla, insomma, i colori, quindi c'è un po' di tutto, dalla fantasia, un minimo di arte, anche se ancora le piante vanno rifinite. E devo dire che effettivamente mi sono divertito tantissimo. Quindi con un incisore laser non si incidono solamente i soliti portachiavi oppure le foto. Quindi io sono più che contento, più che soddisfatto. Ovviamente vi lascerò il link dell'incisore laser perché nel mio canale faccio recensioni, anche se questa non era una recensione, però andate a dare un'occhiata al prodotto, perché è molto valido e vi permette di ottenere questi risultati con facilità. E se vi piace avere dei consigli, insomma, delle informazioni sulle tecniche che utilizzo, guardate tutte le mie recensioni, perché durante le recensioni spiffero sempre qualche informazione importante che può aiutarvi nell'esecuzione.
Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sulla campanella, sul pollicione all'insù. Cliccate sulla campanella per attivare le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo al mio prossimo video. Ciao da Riccardo e a presto.